bellissimo, visto da quassù, sarà ancora più bello appena metteremo le mani sugli strumenti e cominceremo all'impazzata. Metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore su quelle cose. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore non fa per noi, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se con Cupido ancora libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso di la foresta delle cagnette, a cui aveva soltanto rosso. Ma le comari di un paesino non prendono certe iniziative, le contromisure fino a quel giorno si limitavano a ripetere. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Quasi una vecchia mai stata morta, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo gusto di dare a tutte il consiglio giusto. Rivolgendosi alle cornute, l'apostrofo con parole argute, e il frutto d'amore sarà tolito, disse all'ordine costituito. Quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppo clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il quarantene non voleva donne di cui si accolmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno accompagnarono Marco di me. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e capelli in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di rosa, come essere parte la primavera. Una visione da congiurare, con una freccia dell'arboscone, con la veloce di molti e alla stazione successiva, molto più gente di quando partivi, chi manda un bacio di gente un fiore, chi si prenota per gli ore. Persino il parroco non disprezza, fa venire un'esprimazione, per effimero della bellezza, muovo la carta in processione. Con la Vergine in prima fila, in Bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.